Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Pixel e oggi siamo qui con un nuovo What's in my bag dedicato al Japo Tour. Infatti, per chi non lo sapesse, il giorno in cui voi vi state vedendo questo video, io sarò in Giappone con appunto il Japo Tour Reddez. Per chi non lo conoscesse, Reddez è uno youtuber che fa quei due sul server, che sono comunque dei ragazzi molto molto bravi, e quindi niente, vado in Giappone con lui e quindi ho deciso di farvi vedere cosa porto con me. Soltanto del reparto fotografia, in quanto comunque ho deciso che vloggerò quasi tutti i giorni quando sarò là. Scontato che avrò anche la valigia e i vestiti e tutta l'altra roba che bisogna portarsi in un viaggio, ma penso che non sia una cosa troppo interessante da mostrarvi e quindi vi mostro soltanto la parte elettronica tecnologica. Detto questo, iniziamo. La prima cosa che vi voglio mostrare, che avete già visto nello scorso What's in My Bag, se non l'avete visto lo trovate sul canale, è il mio zaino, che come sapete tutti è il Borealis Classic, è un ottimo zaino, molto capiente, contiene circa 29 litri di roba e attualmente è quasi totalmente vuoto all'infuori del keyway che ho messo qua sopra e un cambio completo in caso cui la valigia non arrivi. E o comunque ci siano dei problemi col bagaglio. Scusate se sentite del traffico, ma dato che fa un gran caldo, ho la finestra aperta e mi dà fastidio chiuderla. Ok? La prima cosa che ho deciso di portarmi dietro, in quanto ne avrò sicuramente bisogno per spostare i video dalla macchina fotografica all'hard disk, è sicuramente il mio Surface 4 Pro. Come potete vedere rispetto all'ultima volta che ve l'ho mostrato, la cover qua davanti è cambiata, ovvero anche la tastiera è cambiata. Ma questo è un altro video che probabilmente vi caricherò più avanti. È un buon computer, fa tutto quello che deve e quindi comunque mi servirà e quindi ho deciso di prendermelo dietro. La seconda cosa che ho deciso di portarmi dietro in Giappone e del quale sicuramente non ne potrò fare a meno è il mio powerbank da 20.000 mAh della Oki. Vi ho fatto la recensione qua sul canale, la trovate sempre sul canale, andate a cercare se non l'avete vista. È un ottimo powerbank, non mi ha mai deluso in tutti questi mesi di utilizzo. È un ottimo powerbank, un po' pesantino, però, cioè, con 20.000 mAh io ci ricarico il telefono 6 volte volendo, quindi vale la pena avercelo dietro, secondo me. Per quanto riguarda il viaggio, invece, un'altra cosa che sicuramente non potrò non portarmi dietro, dato che dovrò lavorare per montare il video, e soprattutto perché in aereo ho intenzione almeno di provare a riposare, sono le Bose. Sono delle ottime cuffie con insonorizzazione attiva. Vuol dire che praticamente raccolgono il rumore esterno, ribaltano le onde e ti mettono all'interno del silenzio, quindi sostanzialmente tu quando le indossi provi del silenzio attivo, se lo vogliamo chiamare così, non so. Sono veramente ottime, costano anche tanto ovviamente. Dato che comunque in aereo ci staremo un sacco di ore e io voglio provare a dormire, ho deciso di prendermele dietro e penso che siano state un'ottima idea. Ovvio che per funzionare hanno bisogno di batterie mini stilo, quindi ne ho messa una in carica e ne ho già altre due cariche. Utilizzo soltanto le mini stilo ricaricabili perché mi scoccia buttare via batterie. E niente, quindi è un'ottima cosa da avere dietro in viaggio. Inoltre in questa custodia ti danno anche il jack per l'aereo, praticamente quello col doppio spilloncino, così lo puoi adattare. Scontato dire che oltre al computer mi dovrò portare dietro anche la macchina fotografica che non vi mostro, è la Hipstream 4K e l'avete già vista tante volte, sapete che la mia macchina fotografica da quando ho aperto il canale è una buona action cam, non penso che sia un po' un'offesa per le altre macchine fotografiche chiamarla così, però mi piace, è comoda, è compatta. E ovviamente insieme a lei porto il cavalletto che sto sempre usando per registrare, che è il tripod, sempre della Oki. E dato che non so bene che clima ci sarà là in Giappone, e soprattutto non voglio pensare di doverla mettere via se piove, per sicurezza mi porto dietro anche la sua cover subacquea, che ovviamente non è che me la infilo in acqua, però se sta piovendo così la posso usare in giro senza che abbia il patema che magari una goccia d'acqua mi si infili dentro al microfono rovinandomelo. Oppure che comunque si bagni e si danneggi. Per essere pronto all'uso, già sotto la macchina fotografica c'è l'aggancio per il tripiede, che sono questi pezzettini qua. In più ne ho messo uno già sotto alla base della custodia, e in questo modo sono subito velocissimo a fare il cambio macchina. Per ricaricare tutta la mia parte di elettronica e di tecnologia che avrò dietro, ho deciso di prendere questo caricatore multiplo. È un ottimo caricatore perché in entrata ha tutte le prese possibili e uguale in uscita. Inoltre questo caricatore qua
E è ottimo perché ha anche una porta USB-C che non uso perché non ho dispositivi che si utilizzano con la USB-C, però fa sempre comodo avercelo dietro. E inoltre ha 4 USB. Certo, non sono USB a carica veloce o roba del genere, però fate conto, tutti i miei dispositivi si ricaricano con la USB. Vuol dire che io attacco questa a una presa, ci attacco 4 prese USB, ci posso collegare tutti i miei dispositivi senza problemi. Quindi è un buon investimento. Ne trovate a quintalate su Amazon. Se avete bisogno di sapere qual è il mio, me lo scrivete qua sotto nei commenti che vi rispondo il prima possibile. Infine, ho deciso di prendere un raccoglitore per cavi perché così non ho i cavi sparsi all'interno dello zaino. Questo qua l'ho preso su Amazon, è veramente ottimo, è molto compatto. E qua dietro, volendo, ci sarebbe anche un iPad mini, che però non ho, quindi è abbastanza inutile, però volendo ci può stare. E si apre così e al suo interno troviamo tre fili USB, micro USB da 2 metri telati, così sono più resistenti e li ho presi anche questi su Amazon in confezione da 3, sono veramente ottimi e non danno problemi di falso contatto o di altre robe strane, non mi hanno mai deluso, però non hanno la marca, quindi non so, magari sempre se li volete scrivete qua sotto nei commenti che vi metto il link. In più, mi porto dietro il caricatore della Huawei per il mio telefono, che non mi servirà a nulla, però avere un caricatore USB dietro preso di corrente fa sempre comodo, per sicurezza. Inoltre mi prendo dietro due batterie di cambio per l'action cam, perché mettete che ogni batteria ti permette di registrare circa 2 ore. In questo modo avrò 6 ore di registrazione, quindi sarò tranquillo. Inoltre troviamo il caricatore per il Surface, quindi il trasformatore più la presa di corrente, che si attacca all'adattatore multiplo, il caricatore per tutte le batterie e il caricatore del mio smartwatch, perché adesso sinceramente mi fa circa 2 giorni di carica, come buono che sia, quindi per forza di cose o lo metto in risparmio energetico e mi scoccia perché praticamente fa solo da orologio, quindi oppure mi porto dietro il caricatore. Dato che non è nulla di così eccessivamente grande e ingombrante, me lo sono preso dietro. Anche questo ricarica USB. Inoltre, troviamo dentro un hard disk di quelli che mi sono costruito io con il case e due schede SD di sostituzione a quella della macchina fotografica, una da 64 e una da 32 GB, che solitamente non penso di usarle, però per sicurezza, se ne avessi bisogno, ce l'ho sempre dietro con me, tempo di cambiarla e sono di nuovo pronto a registrare. Ok, come vi ho detto, questo è soltanto la parte tecnologica del What's in My Bag che verrà in Giappone con me. Non vi mostro i vestiti, il beauty e tutto il resto perché lo trovo abbastanza noioso e scontato. Penso che chiunque faccia un viaggio sappia cosa portarsi dietro, quindi perché perdere tempo? Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un bel like, se non vi è piaciuto lasciatemi dislike, però magari scrivetemi nei commenti che cosa non vi è piaciuto così che posso migliorarmi in un prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale e che mi trovate sia su Instagram che su Facebook, link qua sotto in descrizione. Se mi volete seguire anche su Instagram nella pagina di Red TV mi farebbe molto piacere, anche perché probabilmente la aggiornerò molto di più quando sarò in Giappone, farò delle stories sugli aggiornamenti vari. State tranquilli che in questi giorni in quale io sarò in viaggio il canale rimarrà attivo sia il mercoledì che il sabato perché continueranno ad uscire dei video che ho già programmato, mi sono portato avanti, sono tutto bravo. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!